vorrei parlare oggi di quello che sono le opportunità della formazione. Se ne è parlato tanto in questi giorni di quanto il settore immobiliare stia crescendo e per crescere correttamente deve formarsi. Insieme alla Cattolica, università molto importante, abbiamo organizzato un corso proprio per esperti immobiliari. Questo corso raduna i commercialisti, avvocati, notai, ma soprattutto gli operatori del mercato. È un corso svolto dall'Università Cattolica, che ha delle competenze molto sofisticate anche in economia ed è proprio organizzato dalla Facoltà di Economia della Cattolica. Credo che sia un unicum nel settore immobiliare, e quello che è importante è che è un piccolo granellino che aiuta a crescere quello che è la formazione, e oggi la formazione abbiamo visto che è essenziale per tutti e specialmente per migliorare il mercato. Io sono anche presidente del capitolo italiano dell'International Real Estate Federation, FIAPCI. Ho appena partecipato al congresso mondiale a Mosca, che si è chiuso sabato. Monitor Immobiliare ha partecipato a Bali in Indonesia all'altro convegno a dicembre. E in queste occasioni è importante verificare perché l'investitore internazionale vuole venire in Italia. Il motivo principale è la qualità della vita in Italia e l'unicità del prodotto immobiliare. Tenete conto che in molti paesi stranieri è probabile che l'economia vada molto meglio che la nostra, quindi non è spesso un investimento, direi, opportunistico. Quello che noto dall'estero è che si stanno sempre più accorgendo quanto l'Italia abbia un patrimonio immobiliare unico, spesso storico, in contesti in cui l'arte, la cultura, il cibo sono unici, e credo che questo un po' è quello che noi, abituati di fatto a questo, ci dimentichiamo. In sostanza noi diamo per scontato quanto la nostra storia ci ha offerto, e non è così dall'estero, nel senso che molti stati sono più recenti all'estero, hanno tanta popolazione, mentre noi di fatto abbiamo una popolazione decrescente, un'economia direi stagnante, e quindi la relazione con l'estero può essere solo di vantaggio anche nostro. Ricordo per esempio una legge appena varata in cui il pensionato straniero può venire in Italia a risiedere avendo un beneficio fiscale importante. Devo sottolineare che il beneficio fiscale è solo, come dire, la ciliegina, ma l'importante è che il reddito straniero venga a vivere in Italia, porti i suoi interessi e ciò coinvolga di fatto l'economia locale circolare per vivificizzare luoghi spesso che sono privi di una vita costante. Molti paesi italiani sono parzialmente abbandonati, escludiamo Milano e Roma perché non è questo il caso, ma specialmente nel sud Italia il mercato immobiliare risente della mancanza di popolazione. Questa legge potrebbe essere utile per portare investitori in Italia, direi investitori interessati a quello che è il nostro patrimonio culturale. Ci sono già iniziative, ieri c'è stata un'iniziativa a Teramo, ci sono iniziative in Calabria, con ANCI abbiamo fatto un accordo a novembre anche per promuovere questo tipo di, direi, immobiliare alla portata di tutti, che però è fondamentale per vivacizzare in maniera coordinata parte del nostro territorio. Questo credo che sia un piccolo contributo che l'internazionale possa portare al mercato italiano.